No, vabbè. No, vabbè, raga. No, no, il cervello lo voglio assaggiare. Vai, fallo. Oddio. Sto lacrimando. Raga, siamo per lasciare la mega villa strafiga. E voi direte, oh mio Dio, Casu, perché vuoi abbandonare la villa? Guarda quanto è bella, è spettacolare. Cioè, per quanto sia bella, e voi direte, ma sei stupido, non ha proprio motivo di esistere, raga. Sì, lo so, è bellissima. Ma la notizia è che non ha senso. Cioè, raga, ho preso un Riad tipico marocchino, l'ho prenotato su Booking, costa tipo 200 euro per 5 notti, mentre questa qui per 5 notti, non mi voglio dire il prezzo, ma è molto alto. Tornassi indietro non avrei preso minimamente questa villa, perché non ha senso. Cioè, è un paradosso che io, per arrivare in una villa così figa, devo passare prima per dei villaggi dove a stento c'hanno la luce. Cioè, mi sento proprio in colpa come persona, ma è proprio un paradosso stupido della società consumista. Dai, amico, vieni con me. Sono in mutande. Giuliano è strano, non fa niente. Allora, onesto, un difetto della villa che tu hai notato, uno di questa villa qui che è bellissima, è tutto un difetto. Se devo essere bravo te ne dico uno. Sì. Se devo essere cattivo te ne dico più di uno. In generale la villa è figa, punto. Cioè, è bella, però non funziona. Cioè, quindi dici, è solo estetica, è bella ma non avvalla. È bella ma non avvalla. Giada, un difetto della villa. Allora, la connessione internet può essere. Ok. E poi perché siamo sperduti. Vabbè, però al posto di viaggiare con il telefono, viaggi con i tuoi pensieri e con la tua mente. Però serve comunque la connessione. Giusto, per noi. Sì, per i TikTok. Per i TikTok, ragazzi. Che non abbiamo fatti neanche tanti, a dire la verità, eh. Si sta appena lamentando in un video. Dio benedica i TikTok. Capitano, vabbè, per il capitano, raga, non credo. Non credo ci siano problemi in questa villa. Ok, se ragazzi, qual è un loro problema della villa? Per te qual è il problema? In questo momento non c'era sul tavolo. No! No, raga! Questo non lo diciamo alla proprietaria. Detto in brevissimo, non arriva corrente a sufficienza. Ci sono massimo 300 litri di acqua calda. Il wifi non è che va a me, non va proprio. Cioè, raga, sta valigia qui che è di Giada, pesa più di Giada, e questo è il problema. Giada Bosetti, Captain Blazer, Giuliano Estraneo, Sam. Hello. Ok, Sam ha fatto il check della casa, ha detto che siamo stati bravi, non abbiamo distrutto niente. C'è un pochettino il tavolo rigato, ma non se ne sono accorti. Giada. Scusa, volevo dare da mangiare i cani. Ah, no, bro, ti voglio bene, ciao. Ciao, ciao, ciao. È triste perché so che ce ne andiamo. È triste. Com'è bellino. Giada Bosetti, passione animali. Io voglio salvare tutti gli animali, raga, sì, te lo giuro. Ci riuscirai prima o poi, Giada. No, non ci riuscirò, però. Vabbè, fai il tuo. Stiamo portando l'esempio su YouTube, magari poi tanta gente mullerà questa piano, cosa. Piano, ehi. Giada Bosetti, signori, in tutto il suo splendore. Villetta, è arrivato il momento di salutarci. Ma quando ti è magano se va così, ogni cosa comincia perché vada per lì. Ciao bro, bro, tu sei un grande. Let's go, hello. Oh mio Dio. Il gatto raga, il gatto è tutto gatto piccolo. Il gatto nano tipico del Marocco è famoso per essere più piccolo di no del mio pisello. La storia come l'hai fatta a Aisha, se c'è la mano. Oh mio Dio, sei un gatto. No raga, non ha la gamba. Your name? Abdul Nani. Ok, let's go. Best in nuova casa, raga. Oh, questo te lo vuole proprio chiaro. 26. In una maniera devastante. Raga, prima mi ha dato la mano per più di 30 secondi e non si staccava. Però gli voglio bene. Il culo, perfetto. Guardate l'acqua. Come belli di culo. Giada, nessuno ti ha interpellato, nessuno ti ha detto che puoi parlare. Giada, nessuno ti ha detto che puoi parlare. Come bellino, ma Maurizio Costanzo. No, passi all'anima sua, Però è uguale, raga. È uguale. Come bellino. Ok, numero 40. Ok, thank you. Oh, raga, no, si sta freschissimi, raga. Wow. Let's go, bro. Wow. Let's go. Caratteristico! Oh my god, bro! Can you smoking? Aspetta, Samu! Ti vuole prendere la migliore camera, il bastardo! Sta cercando la camera migliore, raga! Samuele scheletto! Che Samuele, Samu. Oh, bro!
Questa è qua nostra. Questa è qua nostra perché noi dobbiamo dormire insieme. Questa qua. Perché devo chiamare? Questa qua. Sì, amo. Sì, amo. Con Maurizio Costanzo. Col vecchio. No, frate, questo c'è nella lotta. Aspetta. Raga, sta vabbè, casa è spaziale. Maurizio. Letto matrimoniale qui. No, sto bagno spaziale, raga. No, il raga, il bagno è spettacolare. Tra l'altro, siamo nello stesso villaggio, manco a fare la posta in cui io e Giada abbiamo alloggiato il primo giorno. Ma non l'abbiamo fatto di proposito. E qui si sta benissimo. No, guarda se scala. No, no, è bellissimo. Hello, Samuel. No, vabbè, raga. Qui è spaziale. Ci stavo di razzo, poi puglia usura. Sta pure la parabolica. Ah, pure la parabolica. Una seggio ce la potevano mettere. È vero. Ma traduci, Cap. Però una seggio ce la potevano mettere. Un sedi per pui a io solo. Bene, raga, sto con una banda di disagiati. Try to repeat. It's a Italian game. Ripeti ce che je dis. Ah, okay. Wait. Tu le mem. Aspetta. Ok. Con gli arabi. Con gli arabi. Continua la canzone. Con gli arabi. Continua la canzone. Cordino a Continua la canzone. Con gli arabi. Bravo! È fighissima. Anche lei è una bella. Minchia, bro. Oh my gosh, bro. Minchia. Bro, è appena passata una dea. Dea. Vabbè, della dea ne riparleremo dopo. Comunque, raga, adesso stiamo andando in un ristorante sulla strada molto particolare che vende delle carni assurde, compreso il cervello. Siamo con mio fratello Nur. Nur, cosa ciao, ci ragazzi, fa? Cosa ci fai provare? Si mangia praticamente molto buono. C'è praticamente la grigliata, c'è carne macellata, tutto quello che avete bisogno. Però è buono. Tipo. È buono. Ma ci sono tante spezie? No. No, se che ci consigli, Nur? Tagine non c'è qua. No, tagine non c'è qua. Porca troia. L'odore è spaziale. Nur, che cosa prendo? Prendi tutto quello che volete. Lui è Zaccaria, conoscete Zaccaria, molto bravo. Mio amico. Ragazzi, venite tutti, chiamate a sto telefono qui e vi portano la carne fino in Italia, Certamente. Lei è schizzinosa. Sì, lo assaggia. Appena che comincia non si ferma mai, cazzo. Sì, ma ciao. Cos'è il cervello quello? Oh no, vabbè! No, vabbè, raga! Oddio! No, no, il cervello lo voglio assaggiare! Il cervello in Italia è gourmet, è una cosa super gourmet. E qua lo vendono nelle baracche. E gli chiedi. Ha saputo che sei un youtuber in Italia? Già subito! Oddio, ma come lo prendi? Hai presente? Ma come lo prendi? La prendi la mano? Ma è buono! No. Non mi assaggiato. Ma il cervello dico? No, un cervello. Uno. Ah, è uno intero. Ma faglielo vedere. Questa è la mucca. Questa è della mucca. Ok. Ti mette l'altro. Ah, c'è la testa piccolina. Com'è bellino il cervellino, com'è bellino. Okay, com'è il suo praticamente. com'è il suo, è uguale. Allora Nur, l'anno prossimo io voglio fare il Ramadan, ci riesco. Su, ciao. Però provi, Però lui mi sta scoraggiando, raga. Io ci voglio provare, lui mi dice non ce la farai mai. Il prossimo anno vieni. Ma perché? E provi a farlo. Raga, praticamente ci hanno consegnato sto piatto compreso il cervello. Name, nome. Marhaban. Abdullah. Si chiama Abdullah. Qui c'è la brace. Cioè, questi qui praticamente sono macellai per strada che o lo compri e te lo cuoci a casa oppure te lo riscaldano loro. Bello. Ok. No, non te lo mangiato. Ci becchiamo dopo, Nur. Cos'è? Sel. Posso assaggiare? Turchia, Tor. Questo qua va sulla carne. È tipo assaggia. Cos'è? È tipo sale. Tipo sale, non lo so. Si spezia. Thank you. Ci hanno fatto sedia a tavola, ci hanno portato il pane, pomodoro. What's your name? Cosimo. I'm Cosimo. Welcome tomorrow. Grazie. Wagyu. Expert. Siamo noi. Cheers, raga.
No, raga, è bollente, muoviamoci. Raga. Chi non batte non sbatte. Il cervello. Io concedo a te l'assaggio del cervello. Con questo l'assaggio. Però hai detto che è gourmet, ma lo mangi. Beh, guarda. Guarda quanto è sporco sto roba qua. Giada, io ti consiglio di assaggiare questo. No, voglio questo. Assaggio questo, raga. No, io voglio assaggiare di quei pomodori, quello. Giuliano. Cosa? Non scherziamo, vai. Fegato. No, fegato, fegato. Ma sei sicuro? Sì. Ok, ora si sente. Fagnoso. Brother, guarda cosa faccio. No! Bro, il cervello. Sei un pazzo criminale. Ma l'abbiamo detto che quello è il cervello di capo. Com'è, bro? Buonissimo. Ma è tipo molle, com'è la consistenza? Tramolle. Che schifo. No, Giulia, tocca a te, tocca a te. Però io prendo coraggio se lo fate voi due. Mica, raga, sono sveglissimo. Mi avete gettato di lì. Però secondo me, no, a parte gli scherzi, darà un botto di proprietà. Già, da assaggio il cervello. No, è molto meglio il cervello, frate. Ma addirittura meglio il cervello. Raga, ma con quanta facilità sta mangiando il cervello? Come si scrive te? T-H-E. No, te. No, te. Si può scrivere in onimo. Ma è proprio buono il cervello, raga. Aspetta, lo assaggio pure io. Cioè, mi fa un po' schifo mangiarlo, però è buono. Ma perché sai che è cervello, capito? Non buono, voglio, ma che cosa che ha fatto? Dai, bro, dai, bro. No. Ma guarda Samu con quanta facilità, non raga. No. Ma guarda, no, raga. Bro. Ma cosa ti sono? Apri. No, bro, ma sei coglione. No. Non sei coglione, bro. Vai, guarda. No, bro, no. No, no, fra, dai, non sei uomo. No. Oh, no, vabbè, raga, guardate qui. To, vieni qui. Buono. Manco ci pensi. Boom. Oh, senti che buono. Buono, eh? Oddio! No, Giada, tranquilla. Siete un branco di... Raga, sto lacrimando. Devi assaggiare, Giulia. È buono perché alla fine sa di carne. Il problema è che, visto che so che il cervello mi fa schifo. No, a me fa schifo la consistenza. Ma questo non può, però. Totale speso 220 dirham, che corrispondono a 22 euro. In più gli ho lasciato 20 dirham, cioè 2 euro di mancia al ragazzo. Oh, per 3 persone. È buono. L'importante è una cosa. La fine. No, gira. L'importante è che non ho pagato io. Oh. Raga, ci sono 45 gradi in questo momento. Quindi la cosa che dobbiamo fare è questa, vi faccio vedere. Bro, please. Thank you. Ok, thank you, my friend. Let's go.